Sì. Jody, ciao, sono Ryan. Ryan. Mi chiedevo se avessi visto la mia email. Scusa, ma quale email? Quella che ho mandato 3 giorni fa. È che ultimamente ho avuto dei problemi con il computer. Di che cosa si trattava? Cena. Stasera, un bel ristorante. Ma adesso è un po' tardi, forse un'altra volta. Merda. Cavolo, mi dispiace, io. Scusa, perché non ceniamo qui a casa mia stasera? In fondo volevi vedere il mio nuovo appartamento, quindi. Ok, ma. Facciamo per le 8? Oh, va bene. Allora io porto il vino. A dopo. Ora capisco perché mi hai rotto il computer. Non volevi farmi vedere Ryan? Questi non sono cazzi tuoi, Aiden! Io faccio quello che voglio! Finiscila! Smettila! Non ricominciamo, per favore! Non sono tu, Aiden! Io posso frequentare chi cazzo mi pare e piace, hai capito? Questa è la mia vita! No, forse non l'hai capito! Questa è la mia vita! Sai cosa? Penso che Ryan sia fantastico. Lui ha fascino, è intelligente, mi diverte. E inoltre credo di avere una cotta per lui. Sì. Sì, ricordo bene cosa è successo in quel bar. Ti ringrazio per avermelo ricordato. Ma Ryan non è così. Ok. Ok. Sono le 7. Ho un'ora per cucinare, per pulire e poi mettermi in tiro. Ok, il cestino in cucina. I libri vanno sulla libreria. Ok, fatto. Devo scegliere qualcosa da preparare in un'ora con quello che c'è nel frigorifero. Carne thailandese. Non mi sembra male. E nemmeno troppo complicato. Pollo al curry con delle verdure al forno. Al forno ci vorrà un po' di più, ma sì, si può fare. Pizza a domicilio. Voglio dire. Non è esattamente il massimo, ma niente fornelli, né piatti da lavare. Potrebbe essere una possibilità. Pizza. Sì, certo, non è proprio il massimo, ma gli andrà più che bene. Chiamo la pizzeria.
Sai, stai sprecando tempo, Aiden. Non mi impedirai di vedere Ryan. Oramai su un numero a memoria. Sì, ciao, vorrei ordinare una pizza grande. La super suprema. Per le 8:15? Sì. 6192 Columbus Street. Sì, nono piano. Ok, grazie. Grazie mille. Oh, non farò un figurone, ma se non altro mangiamo qualcosa. Oh, ok, molto divertente, Aiden. Wow, è davvero romantico. Oh, merda, è in anticipo. Solo un minuto! Devo cambiarmi subito.
cosa posso mettermi? Oh, ciao Ryan. Sì, cioè, è che mi sono messa la prima cosa che ho trovato. Sì, sono uno schianto, lo so. Sì, sarò semplicemente io. Non è che devo sforzarmi di piacergli a tutti i costi. Potresti anche piantarla, Aiden. Ok? Tanto ho deciso di vederlo. Punto. E dai, Aiden, piantala di fare l'idiota! Calmati, Jody. Ok, calmati, non c'è bisogno di agitarsi. Andrai alla grande. Aiden, comportati bene. Per me è molto importante, conto su di te. È uno Chateau Margaux del 2001. Pare sia davvero un'ottima annata. Mi sembra perfetto. Ok, sì. Scusa per il disordine. Sono qui da poco e quindi... Ah, nessun problema. Sembra vissuto. Ok, sì. Oh, perché non ti siedi? Prendo il coso per aprire il vino. Bel appartamento. Oh? Sì, grazie. Porca puttana! Apro io? No, no, faccio io. Okay.
Grazie. Al tuo nuovo appartamento. Al mio nuovo appartamento. Quando ti sei trasferita? Vediamo, 2 settimane fa. Sì, me l'ha trovato l'agenzia ed era completamente arredato. E tu cosa mi dici? Dove vivi? Io ho una casa fuori città. Niente di che, ma hai il giardino. E sei di queste parti? No, sono nato nell'Oregon. I miei e mio fratello sono là. Oh, cavoli. Lo fa tutte le volte. Sai, il mio vicino deve avere lo stesso telecomando. È l'unica spiegazione. Scusa. E come sei finito? Un attimo. Ehi, come andiamo? Bene. Tieni pure il resto. Grazie. Ho ordinato una pizza e io spero che... La pizza va bene. Perfetta. Lavoriamo insieme da quanto tempo? 2 anni? Non so nulla di te. Beh. I tuoi genitori li vedi ancora? No. No, io non... Sicura sia tutto ok? Sì, è tutto ok, Aiden. È solo che si sente un po' nervoso, ma è tutto a posto, davvero. E Nathan ti ha mai spiegato il perché del tuo legame con Aiden? No. Non proprio. Hanno appreso molte cose sull'inframondo. Ma ben poco su Aiden. Voglio dire, non credo nemmeno che Nathan sappia chi... o cosa sia. Jody, c'è qualcosa che non va con Aiden. Scusami un attimo. Senti, adesso basta. Ne ho piene le palle della tua stupida agenzia. Perché non te ne torni nel tuo etereo mondo del cazzo e mi lasci finalmente vivere la mia vita? Non ti voglio più tra i piedi. Vattene via. Hai sentito quello che ho detto? Levati dal cazzo. Ma lui... insomma, adesso è qui. E ci ascolta? Sì. Sì, non mi abbandona mai. E che mi dici di te? La tua famiglia abita qui? No, i miei genitori sono in Oregon. Cerco di sentirli il meno possibile. Credo che ad Aiden non piaccia che io sia qui. Non mi interessa cosa piace ad Aiden. E tu sei... sposato o impegnato? No. O meglio, sì, in realtà lo ero. La mia ex moglie e io siamo separati da 2 anni. E non poteva funzionare. Insomma, è finita. È stato anche bello. Alla fine abbiamo deciso di separarci. E tu? Hai un fidanzato? No. Io ho Aiden, perciò... Intendo qualcuno del nostro mondo. Sai, è che Aiden... lui li ha sempre fatti scappare tutti. O forse la colpa è solo mia. Forse io sono... troppo strana per suscitare interesse.
Tu sei speciale, Jody. E questo Aiden non c'entra. Roy, basta. Basta. Jody, che ti prende? Mi dispiace. Scusa, non è colpa tua. Ci sono delle cose che non riesco a dimenticare. Tutto ok. Mi dispiace. Tranquilla. Scusami. Meglio che io vada. Grazie.